Pagina sportiva del TG Noi, che apriamo con il calcio perché la stagione dei dilettanti è ufficialmente iniziata con il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Bene Viareggio e Seravezza, male Givi Borgo, ce ne parla Roy Lepore. Il Viareggio e Seravezza Pozzi passano il primo turno di Coppa Italia rispettivamente superando le zebre, il tutto cuoio dopo i calci di rigore 0-0 nei minuti regolamentari, 3-0 al termine della serie dei rigori con Chicchiarelli che segna quello decisivo nel giorno del suo compleanno. Buona la prova dei bianconeri con Cipriani Super che para addirittura due rigori. Il Seravezza Pozzi invece batte di misura il Givi Borgo 1-0 con il gol partita di Lorenzo Benedetti. Nonostante le assenze riesce a superare questo turno la matricola del campionato di Serie D e sulla sua strada troverà la Pianese, mentre il Viareggio trova il Ponzacco. Nel giorno dell'esordio ufficiale della Coppa Italia il Real Forte Querceta riposava e ne ha approfittato per disputare un amichevole contro il Siena perdendo 1-0 ma offrendo una prova spavalda, e quindi per Pagliuca ci sono delle indicazioni positive per il via del campionato. Ancora calcio, ma calcio giovanile, il Tau Calcio che ha presentato i suoi giovani talenti, ragazzi del settore giovanile. Una splendida serata sotto il segno dei talenti del Tau. Lo stadio comunale di Altopascio, casa principale della società Granata, ha ospitato la presentazione delle squadre per la stagione 2017-2018. Guidata da Gino Mazzei, la manifestazione ha visto in passerella le formazioni del settore giovanile. Per i più piccoli sono stati organizzati altri due eventi che si terranno nei prossimi giorni, il 23 agosto e il 6 settembre. Le tre serate sono state fatte perché per noi è un momento, diciamo, importante dove possiamo riunire tutto il mondo Tau, che non è solo il centro di formazione Altopascio ma che è anche l'Academy di Badia Pozzeveri e il Vignini a Lucca. L'Academy di Badia Pozzeveri è progetto importante in cui il Tau crede molto. È il punto di partenza per arrivare poi un domani, chissà, al centro di formazione. È un percorso che va dai piccolissimi agli esordienti, è un percorso di crescita, diciamo, più tranquilla rispetto a quella che può essere quella del centro di formazione. Quindi diamo tempo e possibilità, diciamo, a tutti di entrare in questo percorso e, se hanno le doti e le capacità, di arrivare poi come obiettivo al centro di formazione. E anche per questo la società sta lavorando per potenziare anche l'impianto di Badia. Abbiamo voglia di fare settore giovanile, di fare i ragazzi, abbiamo voglia di far bene perché secondo me abbiamo allestito anche delle buone squadre. E diciamo che il passo più importante che dovremmo fare è quello sul progetto, diciamo, strutturale. Ecco, abbiamo deciso di investire sia su Badia che su Altopascio, che sono i nostri due impianti in dotazione, e quindi dovremmo far sì che questi due ambienti diventino la casa del Tau. Una notizia di ciclismo, amore e vita ingaggia Francesco Mancini, toscano di Empoli, classe 95, atleta di talento e nuovo stagista del team Amore e Vita Selle SMP Fondriest, vincitore quest'anno di una gara tra gli Elite Under 23, proviene dal team e Focus Snap del manager Fabrizio Gini. L'atletica a Seravezza si è svolto il 12° trofeo Cammina Seravezza, gara regionale competitiva FIDAL sulla distanza di 7,8 km. Memorial Giuliano Giannotti, manifestazione aperta anche da un mini percorso per bambini. Nella gara delle ragazze, prima Giulia Santucci del CGC, fra i ragazzi Alessandro Puliti, tra gli uomini Andrea Lazzarotti della Proavis Castelnuovo Magra, tra le donne primo posto per Valentina Fruzza dell'Atletica Pietrasanta. Un'altra notizia di atletica, perché 160 atleti hanno partecipato al trofeo comune di Careggine, 14 km organizzati dal gruppo podistico Parco Alpi Apuane. Il pistoiese Massimo Mei, portacolori dell'Atletica Castello, vince per il secondo anno consecutivo, al femminile vittoria per Stefania Del Becchi dell'Atletica Vinci. Non ci sono altre notizie di sport, allora ci fermiamo per una breve pausa e poi la terza parte del TG Noi.